L'Austria schiera l'esercito, gli altri chiudono i porti, altri innalzano mura, altri costruiscono filo spinato. Devo registrare che ancora una volta l'Europa non risponde come dovrebbe. L'Europa ha una grande responsabilità proprio perché è la cultura occidentale. L'Europa che ha voluto nella sua storia dimostrare di essere un punto di riferimento, non puoi essere un punto di riferimento se dimentichi uguaglianza, giustizia, fratellanza, solidarietà e pace. Anche perché l'Europa ha delle responsabilità, non solo sull'incapacità di distribuire questa tragedia, che non è più emergenza, ma è una tragedia costante in tutta Europa, ma anche una responsabilità nell'aver condiviso guerre illegali. E noi ci dobbiamo cominciare oggi a interrogare da dove provengono queste tragedie, chi ne sono i responsabili, chi sono coloro che hanno provocato le comunità dell'odio, del rancore, da cui poi alligna terrore e terrorismo. Oggi l'Europa ha lasciata molto sola l'Italia e in particolare l'Italia del Mezzogiorno. E quindi noi che siamo del Sud, visto che abbiamo ricordato le canzoni e i testi di Enzo Avitabile, noi mettiamo sempre davanti a ogni cosa l'umanità, l'accoglienza, la solidarietà, il profondo senso di fratellanza che è elemento costitutivo dei nostri popoli. Quindi sinora noi siamo riusciti a essere i garanti che una tragedia non assumesse proporzioni ancora più devastanti. Di fronte ad autori di crimini contro l'umanità, io sono convinto che fra qualche anno ci saranno governanti che verranno chiamati a rispondere nelle aule di tribunale internazionali di questo nuovo genocidio. Di fronte a questo noi non saremo ascritti tra quelli che si sono schierati come complici di un genocidio, né tra coloro che sono rimasti indifferenti, né tra coloro che hanno detto: siccome non ho la moneta in tasca faccio morire bambini. Non ci siamo limitati a parcheggiare persone nella nostra città, non so come, ma stiamo provando addirittura ad integrarli, a fare inclusione sociale, a dimostrare che una persona è anche ricchezza economica se ci sono dei valori forti in campo. È evidente che il Sud Italia da solo non ce la farà, perché queste navi arriveranno in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Puglia. Ed è evidente che l'Europa deve rispondere. In attesa della risposta noi faremo quello che l'etica, la morale, la politica, l'umanità, i nostri valori ci consentiranno di fare, cioè il massimo e anzi più del massimo, perché questo è anche un segnale di pace. Ricordiamoci che quando si dà solidarietà questa diventa la migliore arma contro il rancore, l'indifferenza, il terrore e la rabbia. Stiamo costruendo in questa città anche un modo diverso di intendere i rapporti tra l'Europa occidentale e l'Africa e il Medio Oriente.